di tv campane di persemprenapoli.it buon anno a tutti innanzitutto scusatemi per questa voce ma purtroppo un fastidiosissimo mal di gola mi costringe ad avere una voce tra amanda lir e Belen rodriguez allora appuntamento primo del 2019 subito con una sorpresa non siamo in due ma siamo in tre vado a presentare i miei ospiti alla mia destra un, una new entry di persemplecalcio.it Vincenzo Di Maso ciao Vincenzo buonasera a tutti buonasera Walter buonasera Salvatore e buonasera. Vincenzo mi ha anticipato alla mia sinistra l'avvocato Salvatore Menale che è una vecchia conoscenza buonasera. nel ruolo del tifoso arrabbiato e polemico <ride> questo è il ruolo che avrò questa sera insomma qualche motivo ci sta Vabbè, però, poi eh. dopo faremo vedere tutti i messaggini delle chat di Whatsapp quindi capirete il perché allora, eh, vi starete chiedendo questi parlano sempre di, di scommesse che sono venute a fare questa settimana ebbene, oggi è cominciato ufficialmente il calcio mercato per la Serie A e per gli altri campionati ci sono già delle notizie ufficiali come il passaggio di Pulisic dal Borussia Dortmund al Chelsea ma nel prossimo giugno per 64 milioni di euro la Fiorentina ha ufficializzato Muriel che sta svolgendo le visite mediche proprio in queste ore, soffiandolo al Milan. Però, siccome noi abbiamo qui Vincenzo Di Maso che vive in Portogallo, Vincenzo, ci vuoi fare una panoramica del campionato portoghese? Perché noi ne parliamo poco, in realtà. Però qualche giocatore interessante in Portogallo c'è! Sì, allora, per quanto riguarda il campionato portoghese, diciamo che le notizie che arrivano qui in Italia sono spesso fuorvianti. Il campionato portoghese, il mercato portoghese è gestito dalla Longa Manus di Giorgio Mendes. Ad esempio, alcuni calciatori che in Portogallo vanno per la maggiore in Italia sono poco noti ad esempio i giovani del Benfica, ad esempio eh, Ruben Dias, che è un centrale fortissimo, a mio avviso il secondo miglior difensore under-23 under al mondo, dopo eh, De dell dell'Ajax. Del, dell Poi ci sono giovani come Jadson e Joao Felix del Benfica, il giovane Cabral del, dello Sporting e tanti altri molto interessanti di cui si parla poco. E qua in Italia si parla molto di Trincao, che è vicinissimo sì. alla Juve, alla Juve sì però Trincao eh, ha totalizzato eh, una presenza con il Braga a 19 anni, quindi non 17, una presenza in coppa di Portogallo e anche nel Braga B che gioca in terza divisione portoghese, ha segnato solo 6 reti in quasi 40 partite ed è una seconda punta. La Juve lo pagherà 15 milioni, quindi i Maligni dicono che si tratta di una sorta di marchetta eh, con Mendes per Cristiano Ronaldo. Però Vincenzo ha utilizzato un termine molto forte, marchetta. Uh, si parlava in questi termini anche di Vinicius Moraes, quando il Napoli prese Vinicius, ricordiamo che fu tramite Mendes che aveva uh, lavorato per il rinnovo di Gulam, eh, però Vinicius nel Rio Ave qualche gol lo sta segnando. Anzi, sì. Qualcuno... 14-15 <ride> secondi sì. 14 14 di stagi esatto, Quindi, stagione. Voglio dire, alla fine queste marchette... Evidentemente, Vinicius non era una marchetta. Il brasiliano già l'anno scorso aveva segnato 20 gol con il Real Massamà, squadra ultima in classifica di, della seconda divisione portoghese, la Liga Orangina. E questi 20 gol sono venuti con pochissimi tiri a porta. In pratica, il ragazzo segnava un gol ogni 4-5 tiri a porta, quindi una eh, media realizzativa altissima. Quest'anno già 14 gol. E il Porto era interessato al giocatore già l'anno scorso e voleva pagarlo 8 milioni. 8 milioni. Il Napoli l'ha preso per 4. Adesso lo stesso Porto è interessato perché Bubacar è infortunato e presenterà un'offerta. Porto, mi dicevano pure Benfica. Non so se tu puoi confermare questa, questa cosa, su Vinicius. sì, Anche il Benfica è su Vinicius e Vinicius ha segnato già a Porto Benfica Sporting. Quindi è uno che nelle gare importanti insegna. si fa valere. Anche se, Walter, posso dire una cosa? Una. Uh, una sola. L'importante diciamo, è che sia polemica. No, 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 no <ride> per carità. Eh, per esempio, se uh, il Porto dovesse veramente presentare un'offerta per Vinicius, fossi nel presidente dell'Aurentes glielo farei pagare tantissimo, considerando negli anni tutti <ride> i giocatori che abbiamo cercato e... E il Porto ha chiesto delle cifre uh, inverosimili. Ti riferisce ad Herrera? Errera, mi ricordo Jackson Martinez. Uh, cioè il Napoli ha trattato due o tre giocatori, due o tre calciatori. E, um, e il Porto è una bottega cara come lo è anche il Napoli. Poi, sicuramente, Vincenzo ha notizie eh, diciamo, dirette. Quindi, se questo giocatore fa bene, non possiamo che esserne tutti felici, credo. No, ma infatti. Poi eh, tenete conto che il porto comunque in attacco può essere coperto adesso, ma in estate il discorso sarà diverso anche perché stanno segnando sia Marega che Tichigno Suarez. Quindi mm. è possibile che qualcuno eh, vada all'estero. Sono calciatori molto appetibili in Premier, per esempio. La struttura è ideale per la Premier, sono calciatori alti, potenti e che vedono bene la porta. Quindi il porto potrebbe avere necessità di una punta e anche il Benfica, anche perché Jonas ai suoi anni e manca un centravanti, l'altro è Seferovic, lo ricorderete in Italia. Noi Ita, ricordiamo anche Jonas che è stato a Valencia ma non ha fatto molto mm. molto, sì. molto bene. Sì. Diciamo segnava la seconda punta. Due anni fa, se non sbaglio, è stato un passo alla scarpa d'oro. Con il Benfica. Con sì. il Benfica, sì, sì, vi, sì. Vi posso chiedere, voi non lo vedete proprio per esempio in Italia, Vinicius, magari in prestito, una squadra che possa farlo ancora crescere e giocare, per capire se poi il giocatore può essere proprio adatto alle esigenze del Napoli in prima squadra, intendo. Allora, io mi sentirei di scartare il fatto che Vinicius possa un giorno giocare nel Napoli, anche perché Milik è di altro livello, ma il Vinicius attuale potrebbe giocare una squadra di Serie A di medio livello. Di questo ne sono certo. Quindi potrebbe magari il Napoli potrebbe sua, sfruttare Vinicius in determinate situazioni di mercato. Esatto, ad esempio ehm, al Cagliari per eh, Barella, per fare un esempio. Un esempio a caso. Un esempio non a caso. <ride> eh. Facciamo, allora, a questo punto siamo entrati a gamba tesa sull'argomento mercato, l'argomento Barella. Eh, nelle ultime ore arrivano voci di un Napoli sempre più insistentemente interessato al ragazzo. In realtà noi di Per Sempre Napoli lo diciamo da qualche mese a questa parte. Balella è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. Già in due, in due circostanze, Ancelotti si è espresso davanti a tutti, quindi in conferenza stampa pubblicamente sulla forza di questo ragazzo. A questo punto il Napoli è intenzionato veramente a fare l'operazione. Chiedo a te, Salvatore, un un commento sul Barella gioco e poi passo la palla sì, a Vincenzo. Barella come calciatore è validissimo e rappresenta diciamo, quella che è l'idea progettuale del Napoli. Cioè un giocatore giovane, eh, forte con margini di crescita enormi. È chiaro che ehm, il pressing del Napoli eh, su Barella, attualmente, ehm, credo sia eh, ineludibilmente legato al pressing del PSG su Allan perché. Tu sicuramente eh, questa notizia la conosci e la segui meglio di tutti, diciamo entrambi per il vostro lavoro. Eh, se è vero che il PSG è disposto a fare follia per Allan già a gennaio, è chiaro che il Napoli ha bisogno di un giocatore di quel livello. Eh, Ancelotti ha fatto una cosa molto rara, io eh, ragiono sempre da tifoso, non come voi da tecnico. Eh, però eh, uno che eh, spende pubblicamente più di una volta delle parole per un calciatore come è accaduto per Barella significa che è un obiettivo vero. È chiaro che il Cagliari sa di avere in mano un gioiello e si dice che voglia tanto, ma di voglia cash, che credo sia il problema maggiore della trattativa. Salvatore, tu Puoi ovviamente confermare se dico bugie, qualche mese fa un uccellino mi riferì che il Paris Saint Germain era interessato addirittura all'accoppiata Allan-Culibali. Qualche È mese vero. dopo, viene fuori eh, che il Paris Saint Germain vuole fare questa offerta importante per Allan. Vincenzo, si parla di 80 milioni di euro, allora una società come il Napoli. Che, che si autofinanzia, può rifiutare 80 milioni di euro per un giocatore? In estate assolutamente no, mentre nel mercato invernale subentrano altre dinamiche. Ad esempio c'è il problema del sostituto. Un barella per il quale il Cagliari vorrebbe solo cash, come giustamente indicato da Salvatore, può costare eh, una cifra non molto inferiore a quella che il Napoli ricaverebbe per Allan. C'è da dire però che Barella è un 97 alla 91, 91 esatto. A quel punto, però, eh, subentrerebbe il lato tecnico e tecnicamente io credo che almeno eh, allo stato attuale la differenza non sia molta. Barella, come dimostrato in nazionale, è un giocatore fortissimo anche in fase di interdizione, non è semplicemente una mezzala. Poi, chiaramente, se il calciatore viene fatto pagare. 60 milioni o anche 50, eh, il discorso, credo che cada a prescindere. C'è una statistica particolare. Che in Serie A chi ha recuperato più palloni della classifica generale? Primo Barella secondo Allan. Sì, Questa dimostrazione che il Cagliaritano voi, è validissimo. e il del futuro della nazionale. Eh, Vincenzo. Voi sapete entrambi, però, che il sogno di Ancelotti sarebbe quello di allenarli insieme. Assolutamente sì. sì. E sarebbe un centrocampo che probabilmente acquisirebbe una logica fisica e tattica rispetto anche alle idee di Ancelotti. Che più si confà le idee di Ancelotti, esatto. Probabilmente è utopia. Perché non del tutto, i rinnovi eh, sono bloccati. Quindi Caicon, Mertens e Zielinski non arriveranno a breve, e non si sa nemmeno se arriveranno. Diavara e Rog non convincevano Sarri, non hanno convinto Ancelotti. Il Napoli ha parecchi giocatori che può cedere per, per fare quel gruzzoletto che gli potrebbe tu permettere pare pure... a di giugno però, vero Walter? Allora Salvatore, il discorso è, è, è semplicissimo. Se il, se il Paris Saint Germain si... Si spinge fino a 100, a Gennaio lo devi vendere, Sì, 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 sì. Devi, per 100 carità. milioni però poi devi prendere Barella a Gennaio sì. assolutamente. Che ti fanno pagare, come detto prima, 5. però 50, 60-50 milioni. Il discorso qual è? Il discorso è semplice. Eh, si dice che il Napoli nell'immediato possa tecnicamente perdere qualcosa. Ma parliamoci chiaro: la lotta allo scudetto credo che sia utopia. Sì. A Napoli resterebbe l'Europa League. Non è detto che Barella in Europa non possa dare il suo contributo, anche perché lo scorso anno il Marsiglia che è arrivato in finale di Europa League aveva come coppia difensiva Rami e Rolando che sono due scarti due del, del, campionato del campionato italiano, italiano esatto. voglio dire. Quindi non è che tu vendi Allan ed è tragedia. Ovviamente tutti noi saremmo contenti di vedere un centrocampo Allan Barella. Però Vincenzo, diciamo, toccava un, un punto Uh, io non metto in dubbio che Barella magari nel giro di qualche stagione possa essere addirittura superiore ad Allan, perché lui tecnicamente è valido, è un giocatore che ha grande agonismo, è dinamico e bravo anche nella fase difensiva. È chiaro che Allan oggi ti dà un contributo in termini eh, tecnici, fisici, tattici col Bologna. L'incarico praticamente di costruire il gioco è stato affidato ad Allan sì. e non è un caso. Il problema è con, è sono le proporzioni del discorso che noi facciamo perché 80 milioni di euro per un mercato che l'anno prossimo, o meglio l'estate prossima, si prospetta particolarmente scintillante, potrebbero non essere una cifra all'altezza oppure. È una grande cifra, però poi, a mio avviso. La sproporzione rispetto al cartellino di Barella, che ha fatto un anno di Serie A a certi livelli, è, è diventa un po' evidente, ecco secondo me anche quali sono forse i limiti giusti eh, del ragionamento che sta facendo il Napoli: cioè 80 per Allan sono tanti, ma, ma 50, 50 per Barella sono. Il Napoli 50 che esce, al Cagliari per Barella, e credo che Vincenzo sì. possa confermare, non li darà mai, mai e sì. il Cagliari. Se continua a cedere 50 milioni di cash, probabilmente commette lo stesso errore che ha commesso a Lazio per Milinkovic. Si terrà un giocatore assolutamente scontento che poi ti dai il 30%. Anche se il Napoli sta mettendo sul piatto calciatori come Rog e un Ass che sarebbero perfetti per il Cagliari. Esatto. Il Croato potrebbe trovare a Cagliari la sua giusta dimensione. Il Napoli, che non è forte solamente su Barella. Ci sono due trattative che sembrano essere addirittura d'arrivo. Uno è per un un argentino classe 2000 almendra e l'altro è per Quame del Genova. Vincenzo, che profili sono? Mi piace tantissimo, Quame. Eh, io dico che per reputare un calciatore forte o di potenziale basta vederlo poche volte. Per bollare un calciatore come scarso non bastano 20 partite. Quame sì. lo vedi giocare, l'ho visto giocare quest'anno per le prime volte e mi sono innamorato del, dell'esterno del Genova perché. È un esterno. Eh, può essere anche un attaccante. Può essere addirittura il centravanti perché è un elemento molto alto. Eh, potrebbe permettere ad Ancelotti di schierarlo in, in varie posizioni, anche quella di seconda punta, nel suo famoso 4-4-2, tanto criticato da Salvatore. <ride> allora, Salvatore. So che tu sei particolarmente critico su questa operazione, adesso ci devi spiegare perché in diretta televisiva, in mondovisione. Allora, io non ho no, allora occhio che Trump ci sta seguendo. Ok, <ride> allora io non sono critico su quame in quanto tale, perché il giocatore mi sembra si, si capisca, sia forte e abbia dei margini di crescita importanti. E quindi il problema qual è? Il problema è che un discorso che noi abbiamo fatto in privato, che tu, furbescamente fai sempre solo in privato, e cioè. Uno dei limiti, nel, eh, diciamo, secondo me, noi partiamo da un concetto di fondo, cioè che il Napoli è, è a certi livelli in Italia da anni ed è questo un merito di questa proprietà ineludibile perché io credo che nella storia il Napoli non abbia mai fatto per tanti anni secondo, terzo, secondo, okay. terzo. E ci sta. Quindi il passaggio definitivo è capire se il Napoli può vincere o dobbiamo fermarci a quello che siamo. Allora... Sapete, ti posso fermare sì, per la prima volta? Sì, tu, sì. se il Napoli può vincere, intendi lo scudetto? Intendo lo scudetto, sì, intendo in Italia. Ok, tra l'altro... Vincere significa, però attenzione Valte, competere come lo scorso anno, perché non vinci per prescrizione media. Però tu dovresti competere... Contro una squadra che ha fatto in 18 partite 16 vittorie e due pareggi. Però, se il Napoli avesse vinto in la casa. No, 17 e 2 pareggi. Mi anche l'ultima. No, figura eh. di... Però Se il Napoli avesse pareggiato a Genova la Sampdoria. E Ma vi... se la Juve avesse vinto, Aspetta, come no, era no, normale, in casa col, spiego, col Genova. No, ti spiego perché quella fu, fu, una, fu <ride> una partita proprio che il Napoli giocò, proprio sconclusionata sotto <ride> tutti gli effetti e avesse battuto il Chievo in casa, cosa che probabilmente con tre di noi in campo av avrebbe potuto fare, oggi Ma Napoli... Ma lo stesso 0-0, sarebbe... Salvatore lo fa la Juve con cioè... Allora, quella gara... La, la, ti, Juventus ti, ti è, la Juventus è di un'altra categoria, io ti voglio chiudere velocemente tra Juventus e a me qua me piace tantissimo, però come mi abbiamo parlato io e te più volte, il Napoli attualmente gioca con un 4-4-2, che è un modulo che a me non piace molto in base ai giocatori che abbiamo. Se noi prendiamo Quame, noi dobbiamo partire dal presupposto che il Napoli oggi gioca con un centravanti e un secondo attaccante che gli gira attorno. Esatto. Okay. Ora, il Napoli ha tanti calciatori col 4-4-2 che sono fuori ruolo sistematicamente, quindi Verdi, Ruiz, Zelinski. Che cosa accade? Se noi prendiamo Quame, noi andiamo a ehm, riempire un ruolo, a me piace il giocatore, però lo prendiamo nell'ottica dove poi... Io non so a cosa ci servirà Verdi non so a cosa ci servirà Iunes, non, non so a cosa ci servirà una, cioè noi abbiamo cinque esterni di ruolo che praticamente mm. o giocano fuori ruolo o non giocano. Perché il Napoli sta, ha attuato un sistema diverso. Verdi ha giocato esterno di centrocampo e non lo è. Caglione fa l'esterno di centrocampo e gioca molto dietro. Insigne fa la seconda punta quindi Iunes Unas... Verdi, lo stesso insigne per il ruolo, sono un po' sacrificati. Il Napoli ha dei ruoli che deve coprire. Secondo me, con un'urgenza assoluta: quali sono questi ruoli? Ma il Napoli ha il ruolo: del eh, sono due, prima di tutto, perché tutti ti diranno il centravanti. Per me, il Napoli ha bisogno di un centravanti se riusciamo a farne uno di un grande livello. Per me, no. Però Ma il Napoli ha, ha due giocatori che a noi servono come il pane, l'esterno basso a destra. Perché oramai mi sembra evidente che sui SAI ci sia anche il Chelsea, ma che ci sono delle situazioni dove dobbiamo capire, perché Ancelotti ha fatto una scelta a San Siro altrimenti inspiegabile. <ride> sì. a Sai, a Maximovic, a Malquit metti ai. Caglio. Caglione Terzino. E poi il Napoli non è riuscito a sistemare, è inutile prendersi in giro, AMSIC. Venderlo alla, alla cifra a cui voleva venderlo e il Napoli non ha un sostituto di Giorgino, il Napoli in mezzo al campo soffre perché Amsic non sta nel suo ruolo, Zielinski non sta nel suo ruolo, Ruiz che potrebbe essere un centrale gioca esterno sinistro, quindi il Napoli un centrocampista che pensi... E Un esterno basso ne ha bisogno, che poi può essere il prospetto che piace tanto a Walter. A me va bene, però prendere qua me e poi sto zitto per un quarto d'ora significa prendere un giocatore in un ruolo dove siamo copertissimi mm. su una posizione tattica che non ci serve e scoprire altri ruoli. Questo è il mio dubbio. Poi, dopo cioè, ti risponderò io. Nel sì, frattempo, allora, rispondo, faccio rispondere ma rispondo licenza. prima io. Allora, Salvatore ha identificato le criticità di questa squadra. I, quella del terzino destro eh, è subentrata in corso d'opera perché l'anno scorso ISAI comunque aveva fatto bene. L'albanese è stato criticato tantissimo, ma con Sarri era fondamentale nel possesso palla. Con Ancelotti è entrato in un meccanismo mentale negativo e non ha riso come gli anni scorsi, anche perché il gioco di Ancelotti prevede che i terzini vadano più sul fondo, abbiano abilità di cross cosa che non fa parte del repertorio di Sai, il quale invece Benno, è forte nel possesso palla. Questo Pallà. lo sapevi quest'estate che Sai sarebbe andato tatticamente in Diciamo che in sta e performando I Sai c'è questo fatto. Oh. Eh, ci si poteva aspettare un calo rispetto a Sarri, ma non così evidente. Ma qui calciatore forte in fase offensiva, ma una buona riserva oh. a quel punto ha adattato Maximovic che non è un calciatore per tutte le stagioni. Ma io mi aspettavo che Sai, comunque, facesse meglio e fosse in grado di eh, disimpegnare mm. al meglio il ruolo. Per quanto riguarda il mediano, è un problema evidente, ma tutti si aspettavano che le Di Avarà raccogliesse l'eredità di Giorrigno. Sono calciatori diversi. Di è più fisico, eh, sembrava che sapesse dettare i ritmi, ma anche in questo caso vedo problemi motivazionali e di testa perché il primo anno di Sarri ha fatto benissimo, poi eh, c'è stato questo calo di prestazioni. Un centrocampista centrale serve, ma chiaramente il titolare non sarà l'argentino di cui parlava Walter. Bisogna identificare un nuovo vertice basso. Giorgino per me era un grandissimo centrocampista. Al Chelsea si sta facendo comunque bene. Eh, Giorginio va sostituito, va sostituito con un mediano eh, capace comunque di difendere, ma che sappia anche dettare ritmi e abbia personalità. Cosa che non è di Avarà. Allora, un profilo diverso. Eh poi eh, io, se io, posso permettere Sì, sì, ma tutti voi no, allora, tra poco tra poco ti farò una lista no, e all, capirai. No, sì. allora la logica, qual è dico, Quame è bravo e in futuro, in proiezione può essere quello che si dice un crack. Prendiamo Quame, io sono felicissimo, ma questi ruoli li vogliamo provare a coprire. Secondo me va fatto perché il Napoli eh, pensare di fare gli altri cinque mesi della stagione. Con questi giocatori qua significa per forza, signori, che Diavara deve essere recuperato, deve essere rivalutato, deve rimesso, essere rimesso al centro del progetto, si ha voglia di rimanere. Perché il Napoli non può fare ancora con Zilinski, perché tutte queste critiche a Zilinski, allo stesso ISAI, io onestamente non le condivido, cioè che ISAI non sia un esterno alto che salta l'uomo e va sul fondo, ma lo, lo sanno si tutti sapeva. quanti. Allora, o eh, ci, si adatta ai giocatori che si ha oppure si pretende dei calciatori adatti. E il Napoli il, il giocatore, l'esterno basso lo aveva preso. Giunto, lo aveva sì. preso ed è fortissimo, si chiama Lainer e gioca nel sinistro. Lo San vedremo Spera. contro la Lazio. Lo vedremo contro la Lazio e lo stesso discorso è quello del centrale di centrocampo. Ci sono dei ruoli da coprire. Prego, prego. Sei d'accordo? Sì. Ma io sono okay. d'accordo con tutto quello che dite okay. Poi però ti devo rispondere E rispondi. Allora Noi abbiamo Noi come per sempre Napoli.it abbiamo mosso sempre eh, Critiche anche abbastanza aspre, dure alla, alla società Ovviamente siamo consapevoli e consci del fatto Che il Napoli non può competere su determinati giocatori Quando arrivano certe società A questo punto il Napoli che cosa deve fare? Quello che ci auspicavamo noi almeno di andare a prendere i giocatori quando erano all'inizio di una carriera importante, Quame, come dice Vincenzo e come ho potuto sentire da persone che lo conoscono bene è un giocatore importantissimo. È un detto giocatore anche io, che, perché... che diventerà probabilmente un futuro crack. Tu Salvatore dici, ma perché io devo andare a comprare quame no. quando. Quando io dico prendi qua me, già... ma questi Beh, ruoli penso... che devi coprire per una dire. slot. Allora, se io, ti dico, il io, io ti dico, però, che la Juve spende 16 milioni per Orsolini, 11 milioni per dal sole aveva contemporaneamente di proprietà, Zazza, Gabbiadini, mm. Berardi. Tutti i giocatori che alla Juve non servivano, che però, però hanno permesso alla Juve di fare cassa. Di aumentare anche il fatturato sì. Di inserire quei giocatori in determinate trattative con le società italiane La Juve spende 18 milioni di euro per prendere Caldara dopo due partite in Serie A Poi lo lascia due anni a Bergamo e ci fa 40 milioni di euro due anni dopo Cioè il Napoli sta iniziando a fare la politica giusta Se Quame oggi lo puoi prendere a 20 milioni ma a giugno non lo prendi più, è giusto che oggi il Napoli faccia l'operazione di l'acquisto anche se a Mertens, Callecon e qu tutti quelli che dici tu, perché poi può darsi anche che a giugno Mertens che è un 87 vada via, può darsi anche che Callecon un 87 non rinnovi il contratto e vada via, o può anche essere che qua me lo dai alla Fiorentina per prendere Chiesa. Sì, cioè, è un ragionamento discorso logico. È ovvio che il Napoli sa che deve coprire determinati ruoli. Però non puoi fare 13.000 operazioni a gennaio. Però io ho sempre avuto, vedi, il discorso che hai fatto tu è un discorso che ha una logica. Penso che poi più o meno i, i nostri punti di vista sono molto più vicini di quello che si possa. No, pensare. No, no, tu, tu sbagli. No, io sbaglio, ma il concetto qual è che rimane? Che noi quando parliamo della, della Juve c'è... Cioè veramente una dicotomia mentale perché quando ci conviene dice eh, ma la Juve poi è inarrivabile quando poi non ci conviene dice no la Juve fa così noi dobbiamo fare allora, mettiamo dei puntini su lì se noi siamo in un salotto tu hai un divano hai un tavolino e ti manca il televisore io per logica non mi prendo un tavolino più bello mi prendo prima il televisore Poi ma se trovi il tavolino apprezzo allora, il discorso è se trovo se... il tavolino e posso anticipare appunto la Juve, io lo devo anticipare a perfetto, persino perfetto, ma rimani sempre senza devono il televisore devono però rimanere soldi per il televisore esatto, a quel punto. Esatto, esatto, ma rimani sempre senza il televisore, e questo è il dato di fatto, allora, se a noi va bene questa politica, io ti parlo ovviamente da tifoso, tu lo sai, io seguo il Napoli, oh, faccio l'abbonamento sono tifosissimo, eccetera, io parlo da tifoso non da tecnico Ragiono in questo modo, è probabilmente un modo di ragionare di noi tifosi. Fermo restando che l'operazione Quamè, come l'operazione inglese, come l'operazione Vinicius, come queste operazioni che il Napoli fa per crearsi una politica societaria anche di amicizie, per delle operazioni, per delle plusvalenze, a me è un criterio di crescita del club e a me va benissimo. Però ripeto, l'operazione Quamè. È un giocatore che può diventare sicuramente un giocatore molto valido nel giro di un paio di stagioni. Però io vedo che il Napoli ha in questo momento delle emergenze tecniche e quindi se io investo 20 milioni ragionerò da difoso, voi ragionerete probabilmente da giornalisti, ma io da difoso vorrei che un'emergenza venisse. C'è da fare una considerazione. Con allora, il discorso è l'emergenza terzino destro. tu puoi avere... L'emergenza è più centrale di centrocampo. Puoi però, attualmente centrale di centrocampo, il Napoli, ha come centrocampisti Amsic di Avarà Rock, Zielinski e Fabian Ruiz andare a prendere un altro centrocampista andrebbe a creare degli squilibri. Questa operazione la farai certamente a giugno, a giugno perché a giugno di Avarà ovviamente dopo due anni e mezzo di quasi inattività, cederà di essere ceduto e sarà accontentato. Stesso discorso Rock a quel punto avrai. Economicamente dei buoni incassi e puoi fare un grande acquisto. Ecco, puoi mettere Barella accanto ad Allan. Però il Napoli, eh, Walter, non ci prendiamo in giro. Il Napoli avrà dei buoni incassi nel momento in cui deciderà di sacrificare un giocatore importante. Abbiamo parlato prima di Allan. A me dicono che eh, il rinnovo di Zielinski è fermo. Quindi potrebbe essere un giocatore l'anno prossimo che riceve eh, delle offerte importanti dalla Premier. Dimmi, dimmi, sì, allora, alla fine non sarebbe drammatica una cessione di un calciatore anche titolare o semititolare, perché? Ad esempio, se Zienischi lo vendi 60, 70, 80, poi mm. prendi un elemento futuribile mm. a 20 o a 15, mm. e a quel punto poi questo elemento ti vale molto di più. Vedi Fabian Ruiz, è venduto esatto. Giorgigno a 60 esatto. circa, hai preso Fabian Ruiz alla metà. Fabian Ruiz, dopo uno o due anni, ti vale più di Giorgigno e la ruota gira. Si rimette tutto in moto, il Ma Napoli fa... agisce in questo modo. Questo è il modus operandi del Napoli. Eh, se arrivasse una cessione importante, prendi Culibali, prendi Allan, ci sarebbero soldi per coprire più falle, per acquistare anche elementi futuribili, come diceva giustamente Walter, e mandare qualcuno in prestito. Poi ci sono anche le riserve, i calciatori da inserire negli scambi. Economicamente, il Napoli non ha problemi. E ha tutte le possibilità non solo per coprire le falde di cui parla Salvatore, ma anche di acquistare il Quame di Turno, di sostituire eventualmente Curibali e Allan no, e anche di prendere l'attaccante collegato. È un che il Napoli faccia questa è molto, è molto difficile, eh, ma due tutto, cessioni sarebbero. Tutto a un prezzo. Sì, se ti sparano 150 milioni per Curibari, 100 per Allan, sto, sto esagerando, ma non troppo. A quel punto devi cederli. Però Vincenzo, ti, ti posso fare una domanda? Certo. Mi sostituisco un attimo a Balter. Oltre che voglio dire giornalisti, voi siete anche tifosi del Napoli, ok? Ora allora. siamo al 3 gennaio, al di là dell'aspetto lavorativo come tifoso, tu che prospettiva hai da qui a maggio? Da qui a maggio parli a livello tecnico o Parlo economico. a livello diciamo di quello che potrebbe accadere al Napoli? Cioè quando tu vai allo stadio o accendi la televisione per vedere la partita, cosa ti aspetti? Cosa a, vorrei... di... a livello tecnico mi aspetto mm. una squadra che migliorerà il momento attuale perché nel post, il post Liverpool ha lasciato strascichi. Questa è la cosa principale, poi eh, ragiono eh, grado per grado, eh, cioè, momento Tu pensi per momento... che Napoli possa eh, giocare Napoli... una grande Europa League, che penso oggi forse sia l'obiettivo? Il Napoli farà all-in sull'Europa League, sono certo, perché il, la qualificazione Potremmo in Champions farà. è una formalità, eh, basterebbe un punteggio bassissimo per arrivare nelle quattro e il Napoli eh sì, punterà anche alla Coppa ma Italia. Per quanto riguarda la Champions, se posso interrompervi, basta vincere le prossime due di campionato? Se batti Lazio e Milan, sì. metti 18-19 punti di distacco, sì. a quel punto non ti prendono e più per inerzia punto... esatto. Puoi mettere anche comunque, il Diavara lo valorizzi in campionato, il ROMC esatto. lo valorizzi in campionato. Esatto. Quindi su questo il Napoli è una botte di ferro. A livello mm. tecnico, invece, non possiamo avere certezze, anche perché in campionato c'è una Juve che a mio avviso dominerà per tanti altri anni perché il Gap con le altre, anche a livello economico, strutturale e tecnico è abissale. Mentre in Europa League Dipende anche dal sorteggio dallo stato di forma E una Però competizione Napoli con un po' di fortuna può andare in fondo Ci vuole O quasi fortuna. in fondo vuole... come fece con Benitez Napoli può 4 vincere anni la Coppa fa. Ma ci vuole molta fortuna Perché ci sono tre squadre a livello Più, eh, più l'Inter Che è un'ottima squadra sì, sì, sì. Ma Però non no, ha la mentalità Diciamo con Chelsea, Arsenal Siviglia soprattutto uh, Siviglia. Per me il Siviglia più, è la favorita più che Siviglia Shakhtar No, io più che Siviglia per quanto mi riguarda le squadre che possono vincere l'Europa League sono cinque Sono il Napoli, l'Arsenal, il Chelsea, l'Inter e il Salisburgo eh, Anche il Salisburgo mm. che Non sono d'accordo Il Salisburgo c ha, c ha una bella squadra, ha due centrocampisti centrali Aidara, che ritornerà a breve dall'infortunio di ginocchio E poi c'è Semassacu che è un giocatore che interessa anche la Roma Che è fortissimo poi c'è Lainer che è un ottimo giocatore L'intellegatura di squadra è buona Io credo che Salisburgo faccia un'ottima Europa Quello già l'anno scorso sono 4, arrivati 4, in semifinale, sì, 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 in sì. semifinale. Però la Lazio ha fatto un Arachidi assurdo aveva vinto 4-2 in casa, eh, fuori casa stava sì. andando bene ha preso tanti gol in pochi minuti, quindi sono troppo deboli in difesa per poter impensierire un Napoli, anche un Inter, un Siviglia. cioè il Sevilla Arsenal in condizione. Però il Napoli deve avere un po' di fortuna, come dicevi tu, anche sì, non eh, sarà semplice. sui sorteggi, perché io ricordo, per esempio, eravamo al San Paolo quel, eh, il primo anno di Benitez col Porto, quando Mi poi è, è, no? è una partita che, voglio dire, il primo tempo non capisco perché non vinciamo 4-5 a 0 c'è da dire e... che però in Portogallo Benitez fece troppo turnover inserendo Enrique Centrocampo però Martínez. noi al ritorno strameritavamo di passare il turno, pareggiamo 2-2 il calma... fattore fortuna è fondamentale in Europa League ma anche vedi l'approccio, la situazione è che per esempio se noi torniamo un po' nel passato Higuain così sì. decisivo in semifinale col il Denipro decise di prendere appallonate e il, il strano, portiere è pure, pure avversario è strano perché qualcuno Sai Vincenzo, sostiene, v vedi sì. le casualità Salvatore ha fatto proprio centro Perché poi qualcuno sostiene che se hai il bomber importante mm. In determinate partite fa la differenza Tac. La differenza che la devi. fanno Messi, anche Ronaldo, non mi Mbappé minto, Non la fanno Higuain e neanche Cavani Abbiamo parlato di Cavani eh, in estate E credo che con Cavani il Napoli non avrebbe lottato con la Juve per quanto riguarda la Champions, è stato diciamo, un fatto casuale. Lì il fattore fortuna è fondamentale, soprattutto il gol di Di Maria. Ma non è detto neanche che con Cavani il Napoli avrebbe superato lì, il turno. Lì, se posso permettermi, se ti vedo: più che il fattore Di Maria o il fattore Cavani, è stato un po' il fattore Mario Rui. <ride> Perché gli ultimi quattro gol in Champions è stato sfortunato il difensore portoghese. Ma, ma Mario ne è, Rui ne è protagonista. Ma Mario Rui a pieno. È un'ottima riserva. È di un fondo... ottimo giocatore, oltre a essere. Non è un ottimo, è un ottimo giocatore, però in Champions è stato un po' sfortunato, perché diciamo sia Di Maria sia l'autogol a Parigi, sia sì. il gol con, con la Liverpool. Stella Rossa, sia quello con Liverpool diciamo, ci ha messo un po' di no, su. Eh. L'errore di fondo è stato quello di sottovalutare l'infortunio di Gulamma. Io parlo già di gennaio del 2018 in cui non è stato preso un sostituto nonostante il Napoli stesse in testa alla classifica. Lì è stato un errore gravissimo. Ma Grimaldo? Sì, il famoso Grimaldo sì. di cui si parla da due anni. Ecco, che cioè, tu che lo vedi ovviamente sì. più spesso di noi, che giocatore è? È un terzino che mi ricorda molto eh, Jordi Alba del Barcellona, eh. Ah, eh, però, agile, allora. tecnico, ma... Comunque in fase non è il Gior di Alba, comunque. Eh, di adesso il Gior di Alba ancora agli alburi quando aveva eh, 22-23 anni. È un po' acerbo. In fase difensiva lascia desiderare. Io so, Ricorda, un diciamo un Malquit che gioca a sinistra con piede migliore. Però mm. non so se vale però eh, 30-35 milioni. Quindi è mm. un elemento che non acquisteria a maggior ragione che non farebbe mai la riserva. In una squadra come il Napoli che non ha un fatturato tale da garantirgli uno stipendio, Beh, il Napoli 4 non comprirebbe mai 35 milioni un per, calciatore per una riserva. riserva eh. Fatto salvo il caso <ride> in cui non si tratti di eh, un centravanti oppure di un calciatore destinato a fare il titolare la stagione successiva. Comunque, anche sul centravanti, la cosa che voglio, voglio dire premettendo che per me eh, Mertens è autore in questi anni di eh, campionati, delle, gli è stata un'intuizione fortunata anche un po' imposta dalle circostanze di Sarri, Mertens è un centrante meraviglioso, Mili è stato un giocatore sfortunatissimo e sta a sondi gol dimostrando il suo lavoro e il suo valore, io però appartengo a quella scuola di pensiero per cui se è un giocatore che fa la differenza e Posso capire in champions, ma non sono d'accordo. Per me in Italia Cavani fa 100 volte la differenza, e Guain fa 100 volte la differenza. Forse alle volte delle partite che non riesce a sbloccare. Io mi ricordo che il Napoli di Sarri. Ha vinto delle partite 1-0 dove a un certo punto uh, Higuain ha deciso che dovevamo vincere. Ha, fece un gol il, il primo anno di Sarri, Napoli-Udinese 1-0. Noi di solito andiamo in curva a vedere la partita. Walter visto da, da dietro, dalla curva, cioè praticamente un colpo di biliardo perché era sulla linea di fondo. La mise sull'alto lato controllarsela anche controllarsela. No? Sì, però, allora. sì, però, sì, però. Cioè, nel senso, tu hai ragione. Iguain è un giocatore che deve No, io, non parlo, io parlo di un giocatore alla Iguain, non un Non, non Iguain, alla Iguain. Alla Cavani, eh. sì. non, non dico deve venire. Però, però, io credo che in questo periodo sia, siano state esagerate. Le, Le critiche, critiche a Sì. sì. Nessuno considera il fatto che questo è un ragazzo del 94 sì. con ampi margini di miglioramento E Si è rotto due croci. Ma uno che viene da due anni di inattività, sì, su questo non c'è dubbio Ora anni. mi si critica il fatto, mi si dice il fatto: sì, ma fare due gol col Bologna, fare due gol col Frosinone. Attenzione, allora io vi voglio fare una domanda. Il primo, il giro di andata è passato. Mi potete elencare i gol di Cristiano Ronaldo contro Napoli, Milan. Inter e Roma, che poi sono i quattro, diciamo tra virgolette, scontri diretti di questo campionato. Ma Cristiano Ronaldo è stato preso dalla Juve, noi già ne abbiamo parlato in estate. però Salvatore, no, io non c'è la ho Non la domanda, ma io ti ho detto che. Crist... Non ha fatto gol. No. Ma io... Quindi valgono anche i gol che Cristiano Ronaldo fa con la Saldonia, con, ma... sì. con il però... Fusinone, con il Fusinone, perché queste squadre fanno parte del campionato. Con tu sai perfettamente. L'Ompoli ha preso sì. lui con un gol degli esatto, ultimi 15 minuti. Esatto. Esatto. Però tu sai che Cristiano, anche a sì. me, mi sembra con la Sampdoria, con la Sampdoria se è entrato e abbia segnato lui, no? Io con l'Atalanta. Allora, il discorso qual è? Cristiano Ronaldo è stato preso perché da febbraio in poi deve essere portato al top fisicamente. La Juve vuole provare a vincere la Champions. Ma la Juventus non ha bisogno di Cristiano Ronaldo per il campionato italiano, no. questo mi sembra evidente. Su Milik, io sono d'accordo con te, Walter. Diciamo, forse a livello di tifo, sbagliandogli si imputa il, um, uh, il paratone di Allison. Talvolta con Alliver, ci, sì. ci sono i portieri, purtroppo. Allison lì, è particolarmente uh, forte. Lì, un po', lì, se lì diciamo, Milik fece una cosa incredibile con uno stop a volo. Magari avrebbe potuto anche tirare un po' meglio, però sicuramente. No, lo doveva no, prendere peggio. o lo, sì. lo doveva colpire più sporco. Per esempio, a me di Milik è piaciuto molto di tutte le partite il gol che lui ha fatto a Bergamo, um, a Bergamo ma soprattutto quello col Cagliari, perché per me la il posizione. giocatore che fa la differenza è quello, cioè quando la mia squadra è in difficoltà e io non riesco a vincere, creo io una differenza, quindi mi. Prendo una punizione e la vado a realizzare. Sì. Ed è questo secondo me il centravanti che ti dà quel qualcosa in più che costa tanto in termini di ingaggio, di diritti d'immagine, di però è lì. Su Mertens e Milik non si discute. Tanto è vero che prima parlavamo di priorità. C'è il centrocampista e l'esterno destro. Sì, l'attaccante non è fondamentale, Non è prioritario solo nel caso in cui Mertens andrà via. Caso, però, molto probabile, sì. si dice. Voi lo, sì, così. questo poi ne parleremo a avremo... Come vedi qua, me come sostituto di Mertens, anche perché Mertens non è una prima punta. Qua me è un giocatore meraviglioso. È un giocatore meraviglioso, però eh, mi dicono che sia molto bravo. Io lo conosco poco anche Junes un ragazzo che dicono che ha un talento eccezionale, non so se il Napoli riuscirà a prendere questo argentino sì. Almendra. Sì. Eh, sono giocatori prospettici molto molto validi, molto molto forti. D'accordo, Younes però è un esterno, non è una seconda punta, con l'Ajax ha segnato abbastanza, ma mm. è un esterno. L'avrei visto un po innamorato del, 4 del pallone, del eh. Sì, molto ma io vi faccio una domanda da diffuso a voi che siete dei giornalisti, ma il Napoli non potrebbe, o meglio, non dovrebbe pensare di ritornare anche perlomeno in alcune partite o in determinati momenti le partite a un 4-3-3 per valorizzare al massimo la rosa e giocare anche un calcio decente perché le ultime partite del Napoli non ci hanno fatto proprio strabuzzare gli occhi, diciamo. Ma io dico che i tifosi devono fare i tifosi, gli allenatori gli allenatori. Tu sei un giornalista e ti ho fatto una domanda, dico 433. <ride> e, e io perché non, faccio, io perché non, non ti dico mm. 42 mm. 442, 424? Perché io faccio il giornalista. Mm. Tu Vincenzo. Se avessi dati, avuto le capacità da, eh. di fare l'allenatore facevo l'allenatore. Allora, io eh, gioco e faccio anche da TS, una squadra di calcio in Portogallo formata eh, da italiani. Mi è stato proposto di fare l'allenatore perché il nostro lo lascerà, ho rifiutato l'incarico perché ritengo di non avere le competenze pur essendo appassionato di tattica. Fatta questa premessa, credo che Ancelotti sappia meglio di noi come agire e il 4-3-3 sarà sicuramente contemplato per il proseguo, magari già dalla partita contro la Lazio o da quella contro il Sassuolo addirittura, quindi non vedo problemi, nulla osta, un passaggio al 4-3-3 a breve o diciamo eh, un intervallo tra no. 4 3 Ma... 4-4-2, un 4-4-2 che ricordiamolo è spesso asimmetrico esatto. non io... è il classico 4-4-2 eh, alla Lenneti come eh, discutevamo io e Walter mm. prima Ma io Vincenzo vi facevo questa domanda a voi che siete... Del mestiere, mentre sono, solo... no, mentre sono solo un tifoso, perché da tifoso um, alle volte diciamo, mi piacerebbe vedere. Eh, perché si parla tanto di rotazione della rosa che Ancelotti, effettivamente, sta facendo in una maniera uh, credo mantenendo tutte le promesse di inizio anno. Perché a livello di minutaggio credo che nessuno possa lamentarsi, però uh, da tifoso, diciamo sicuramente non mi... col Bologna al di là della bellezza eh, del gioco che in questo momento non c'è, tu parlavi giustamente del, anche dell'effetto Liverpool, non mi è sembrato neanche con la spalla, neanche un Napoli equilibratissimo, sempre da tifoso eh, sto parlando per carità, non da tecnico, quindi chiedevo a voi, dico magari eh, avendo in Napoli tanti esterni in rosa, con un centrocampista in più in mezzo al campo, non si potrebbe pensare di avere un pochino in più di equilibrio il tuo ragionamento c'è e sono convinto che Ancelotti la pensi allo stesso modo e saprà lui quando passare al 4-3 un modo mai abbandonato Io. del tutto facciamo una, una puntatina in Inghilterra ragazzi perché il, campionato, il campionato è diventato straordinario eh, non fosse altro per il ritorno del Magister United da quando c'è Soschia in panchina, eh, i Reds hanno fatto quattro partite, quattro vittorie, ma schiacciando sempre gli avversari. e Eguagliando il record di Busby del 1946. Tu oggi hai scritto un pezzo, quindi perciò esatto. a farlo apposta, ti, ti interpellavo su, su questa situazione. Cioè, non è che zitto, zitto, sotto, sotto il Manchester United diventa anche la mina vacante della prossima, di questa Champions League. Può essere la mina vagante nella misura in cui eh, potrà eliminare qualche avversario forte e organizzato. Non ha le capacità tecniche per poter competere per la vittoria finale. Il, tu facevi riferimento all'annata in cui il Chelsea di Matteo vinse, ma eh, quel Chelsea aveva, eh, era una squadra comunque eh, un po' in avanti con gli anni per quanto riguarda È alcuni giocatori, <ride> però c'erano alcuni elementi sì. monumentali come Drogba, Terry e soprattutto Lampard. Lampard, la spina dorsale, questo United non ha quei campioni, Pogba è un campione ma è un gregario, ha bisogno di giocare vicino uh, ad altri elementi importanti, nella Francia a Canté, a Matuidi. per quanto riguarda l'United non credo vi siano le possibilità per puntare alla vittoria finale ma uh, qualche pesce importante può cadere nella rete, cominciare dal prossimo avversario. Eh, con un po' di fortuna potrebbe raggiungere una semifinale eh, facendo lo stesso percorso della Roma, ma e poi eh, dipende dagli avversari. Prima o poi l'avversario la la più forte c'è cioè, la stessa Roma. Con Liverpool alla fine non se giocata perché l'avversario forte prima o poi lo prendi e non però, è scampo. Vincenzo, sì. eh, il paragone United-Roma, secondo me, non è proprio esattamente è giusto perché poi alla fine sono eh, squadre molto diverse. Infatti, lo United eh, ha Lukaku. Sanchez, Pogba, a De Gea, a Rashford, a Martial Cioè, so, gi giocatori sono lo United ce l'ha Anche la Roma, Zeko non, Lo zeco dell'anno scorso è superiore a Lukaku di quest'anno Sanchez è l'ombra del calciatore visto negli ultimi anni e non credo che avrà molto spazio Punterei piuttosto su Rashford che Solskjaer vede molto bene come seconda punta e il mio calciatore preferito è lo United assieme a Pogba per me è il più forte Molto più forte di Martial Pompatissimo per gli 80 milioni spesi Che fa in scadenza eh, attenzione. attenzione anche a Martial Che è un buonissimo giocatore ma non è Rashford Che potrà diventare un carattere Il problema è il centrocampo In Italia potrebbe fare Italia. la differenza eh, In Italia dove lo vedresti però? Credo più nell'Inter L'Inter eh, oppure il Milan Troppo una delle due oneroso secondo me Per tutte tranne per la Juve La Juve però ha altre esigenze Oramai la Juve è coperta nel ruolo di, di Martial, quindi non credo che lo vedremo in Italia. Calciatore che comunque oramai non se costerà se 80 milioni. Se non ce la fa la Juventus. Io, sì, oramai... Walter, una cosa rispetto a quelle che dicevate voi, voi prima giustamente non avete risposto alla mia provocazione come allenatore, che. anche come dirigenti è la stessa cosa, diciamo, sempre da tifoso, se fossi un tifoso del Manchester United, mi arrabbierei un pochino. Con i calciatori. Perché, eh sì, perché mh, se ehm, il problema era Mourinho, e il problema evidentemente era Mourinho <ride> per motivi personali, per motivi umani, probabilmente si poteva risolvere prima questa situazione. Qualcuno eh, all'interno della società o all'interno della squadra poteva. Venire allo scoperto perché il eh, Manchester ma non, è, non, non sono venuti allo scoperto una sola volta. Sì. Pogba litigava mm. pubblicamente con Morigno un giorno sì e l'altro pure. Però Walter, Quindi, per esempio, sì. adesso noi senza, senza scherzare eh, che i dirigenti del Manchester United abbiano preso, diciamo, siano passati così tanti mesi e poi ti rendi conto che hai una squadra che può volare. Eh, anche se in, in Premier ha perso troppi punti. Diciamo se fosse un tifoso del Manchester, un pochino sarei amareggiato. Sì, io mi arrabbierei con Ed Woodward, che è il direttore generale, il uh -huh. quale aveva promesso 5 acquisti a, Murillo, a Murigno. Ma a Mourinho gli ha acquistato Fred in alternativa, a Giorgio. Fred, un calciatore bravo, ma non al punto ma da poter valere 53 S milioni e esatto. quasi 60 milioni sì, sono sì, più bonus. bonus. Eh, e poi gli è stato acquistato Diogo Ralù. Un terzino proprio di questo ti volevo parlare, Diogo Dalot che non sta dando contributo, cioè, sta giocando giocatore... però a 19 anni, quindi quasi 20, lasciamolo crescere, eh, gli ha fatto un acquisto più uno perché Diogo Dalot lo vedremo nei prossimi anni, adesso gioca perché per una serie di fattori contingenti, ma eh, non è un elemento fondamentale per quest'anno, è un acquisto più prospettico. Però per esempio, vedi, eh, tante volte noi ci poniamo delle domande, per esempio un club come Manchester United non avrebbe potuto prendere Cancelo, Scuderia certo. Mendes, Mourinho, mm. eh, primo uomo di Mendes, spendi comunque tanti soldi per prendere eh, Dolot, poi c'hai Cancelo. Sì, a 40 milioni, non mi so spiegare il motivo per cui non abbiano puntato su Cancelo e su tanti altri calciatori la premia in un campionato stupendo, spettacolare Beh. ma a livello di mercato spesso non sono lungimiranti invece vorrei sottolineare dopo Prego. tanti anni l'inversione di in tendenza dell'Arsenal sì. che ha preso due centrocampisti fortissimi, oltre a Torreira che non ha bisogno di presentazioni Matteo Guendouzi comunque ti dico Torreira quando era accostato con insistenza al esatto. Napoli un... Molti tifosi del Napoli storcevano il naso perché Torrera veniva dalla Sampdoria, perché Torrera sì. non era uh, gigante fisicamente. Poi Torrera va in Premier, va sì. in eh. Premier e non è solo Garra Charrua. Eh. La Garra ecco. Charrua può essere quella di Vesino, Torrera eh. e di altri. Perché io dico eh. che talvolta i tifosi. Devono fare i tifosi esatto. e i dirigenti, i dirigenti, dirigenti. I dirigenti appunto. Quindi Torrea sarebbe stato perfetto per qualsiasi squadra di Serie A, Juve compresa. Però il Napoli, lì, una volta che ha venduto Giorginio a quella cifra, il Napoli ha preso Ruiz, che ha pagato la clausola diverso, a 30 milioni, ottimo acquisto, no? Ottimo giocatori... mi acquisto, sono due giocatori diversi. Per prendere un giocatore nel ruolo di Giorgino, il Napoli doveva. Credo vendere, non lo so, correggetemi. Amsic probabilmente era il più indicato che sì. aveva offerte. Dove liberare una e slot. E Quindi è del... un'operazione che non è stata fatta perché non c'è stata l'uscita. Non è stata, no, che non è stata fatta e ti spiego anche perché. Perché la proprietà sì. ha chiesto al nuovo allenatore di valutare uh, due giovani come Diavara e Rog, un 97 e un 95. Le piacciono tutti e due, si riallacciano a Diavaray. La società Rogue, comunque eh? ha investito 35 milioni sì. di euro in due e visto che nei due anni precedenti non avevano dato un contributo diciamo così a meno Rog perché diavola con Sarri le gare più importanti la giocata sì. si doveva capire che, che cosa erano questi due giocatori adesso sembra che dopo un girone ancelottiano purtroppo non c'è stata questa inversione di tendenza rispetto allo scorso anno Chelsea di Sarri ragazzi Ieri 0 0 con il Southampton, terzultimo in classifica. Non è sicuramente in un grandissimo momento. Va detto che vedendo le partite del, del Chelsea, non mi sembra. Se non sapessi che c'è Sarri sulla banchina del Chelsea, non me ne accorgerei. Nel senso che il, credo che il mister non sia riuscito ancora a dare quell'impronta a quel gioco. Per me, io ti parlo sempre ovviamente di un'opinione tra amici, un allenatore come Sarri sarebbe stato perfetto in un club come l'Arsenal, come il Tottenham, cioè in un club come il Napoli in Serie A, cioè club di storia, di prestigio, dove però tu puoi crescere insieme ai giocatori, insieme al club. Quando vai al Chelsea è più complicato perché... Lì vogliono vincere subito. Lui non ha avuto a onore del vero un grandissimo mercato. Non ha praticamente centravanti. Non ha centravanti. non ci offenda nessuno. Allora, Celsi... nessuno. Poi non so, voi sarete sicuramente mm. più informati: si dice che potrebbe addirittura avvenire un clamoroso scambio Murata-Higuain già a no. gennaio, ma adesso lo nessuno... posticipato. Allora, io successo la mia idea: Sarvi è passato ehm, dal fioretto alla spada, adeguandosi al calcio inglese. Non è il Sarri che abbiamo visto nei primi due anni a Napoli. Un occhio più attento vede che il Napoli di Sarri non era più solo calcio spettacolo, era un Napoli concreto, il Napoli dei 91 punti al Chelsea si è adeguato, ha puntato più al risultato che all'estetica. Fermo restando che quando la formazione è al completo la squadra è anche bella da vedere. Adesso, con impegni ravvicinati e una rosa deficitaria in alcuni ruoli, non riesce a esprimere il suo gioco, anche perché. Mancano calciatori che al Napoli aveva e al Chelsea non ha. Il Napoli di Sarri nell'ultimo anno era più completo di questo Chelsea nonostante i nomi importantissimi Fatici. che hanno i blues, non solo a Zard, basti pensare a Kanté. A proposito di Kanté, Sarri lo ha convertito in un centrocampista box-to-box, box, come dicono gli inglesi, sì. un elemento praticamente a è tutto, tutto campo. campo, lasciando a Giorgigno l'onere di organizzare sì. il gioco. Giorgigno che non è un regista. Un occhio superficiale può reputare Giorgino, il classico regista. Giorginio è un volante, volante. americano organizzatore di gioco fortissimo nel organizzare appunto la squadra, venirsi a prendere il pallone, distribuirlo e difendere di posizione, ma non è un calciatore abile nel, nel lancio lungo, eh, verticalizzare. Nel, passato, nel verticalizzare quello avrebbe dovuto farlo Kovacic dal quale mi aspettavo molto di più ma Kovacic secondo me ha lo stesso problema di, lo stesso problema di Zielinski perdonate perché ancora sì. non ha capito che lui stesso che tipo di giocatore è sì, al Real faceva bene quando chiamato in causa proprio per il contesto eh, al Chelsea avremmo, avremmo fatto bene anche io e te nonostante siamo un pochettino in là con l'età ma sicuramente <ride> sì eh, mentre poi permane il problema difensivo e soprattutto il centravanti, Morata La Juve ha fatto benissimo come seconda punta quando chiamato in attacco invece è stato spesso deficitario anche alla stessa Juventus. Ragazzi, Ma non pensate che Sarri stia pagando lo scotto del calcio inglese, lo stesso scotto che ha pagato Guardiola il primo anno al City, lo stesso scotto che ha pagato Jurgen Klopp il primo anno al Liverpool è e quello che diverso. ha pagato Pocettino? È un po' diverso, poi lascio la parola a Salvatore. Mm. Per chi? Eh, Klopp, Guardiola e all'inizio Pocettino hanno avuto squadre diverse, magari più adatte al loro gioco. Sari ha avuto una squadra completamente inadatta al suo gioco, ha avuto Giorgino, il suo scudiero, il suo alfiere, ehm, gli hanno acquistato un portiere a 80 milioni di euro circa, va. che va un bravo portiere ma la cifra è spropositata, e, ed è arrivato Kovacic in prestito. Poi si è ritrovato alcuni giovani, un'interlaiatura abbastanza buona ma deficitaria. Pertanto, il quarto posto già sarebbe un ottimo traguardo. Mettersi dietro un Arsenal che ha operato bene a centrocampo, ha due bocche di fuoco spaventose, come Aubameyang e la, la casetta, sarebbe un grande traguardo. Il Chelsea viaggia una media mm. di 80 punti. Ieri contro il Southend ha pareggiato anche perché mancavano vari elementi in attacco. Morato, Pesce si può Se non segna, se in non in non segna azardo, se... Comunque, posso dire una cosa: ho visto giocare l'altro giorno l'Arsenal. Effettivamente, la Gazzetta e Bumeyang insieme sono uno spettacolo sì. veramente incredibile. Su Sarri, sì, quando parlavamo prima, Vincenzo, io intendevo il gioco di Sarri, non lo spettacolo fine a se stesso. Sì. Intendevo gli equilibri che Sarri sa dare a una squadra. Quindi il fatto di rischiare pochissimo, mantenere le distanze, non mi sembra in questo momento che il Chelsea risponda pieno a quelle che il credo del mister non ha avuto neanche un grandissimo mercato va ci detto, vorranno tempo e giocatori ci vorranno tempo e giocatori soprattutto d'accordissimo Vincenzo che farà lì? riesce a salvare il Fulham oppure vanno in championship? il Fulham ha una bella squadra ha fatto un bel mercato sì. è una bella... tu conosci Serni, gli... Schürrle, Sessagnone sì. se che già ce l'avevano Mitrovic che hanno preso sì. dal Newcastle è un che segna tantissimo è una bella squadra, il problema è che l'ha presa comunque dai bassi fondi e in Inghilterra, come ben sapete, anche le, vista la distribuzione dei diritti di BU, anche le piccole comunque guadagnano, <ride> ricavano tantissimo. Vediamo spacciato solo l'Huddersfield, ma le altre comunque sono squadre di livello, anche un Burnley per quanto possa avere calciatori inferiori, per quanto possa dare ingaggi non elevatissimi, una squadra organizzatissima. Okay. E Tarf Moor è un fortino quindi non sarà facile, do un 50% attenzione a Benitez che ha vinto una partita delle ultime sette, delle ultime sette. Benitez che non è un cattivo allenatore è un grandissimo manager Ragazzi, sì. il nostro regista Pino Fontana con le luci ci fa segno che il tempo Stiamo a nostra disposizione chiudere. è finito quindi io ringrazio Vincenzo Di Maso di per sempre eh, calcio.it per grazie essere stato Walter. qui con noi eh? grazie. grazie Vincenzo è l'avvocato tifoso Salvatore Tranzi. Grazie, Renale. grazie a voi. Con voi appuntamento giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Si parlerà sempre di mercato, però andremo anche sulle scommesse, perché settimana prossima c'è qualche campionato sul quale poter puntare. Buona serata a tutti, buona serata.